Ragazziccio di Nick, bentornati qua su Construction Simulator in compagnia di Mito 125. Ciao a tutti. Ok ragazzi, allora nello scorso gameplay di qualche tempo fa, ce ne siamo pure dimenticati, eravamo rimasti qui con questo lavoro e praticamente dobbiamo andare a prendere giusto un paio di cosette dal rivenditore, giusto Mito? Mettilo bene così poi per caricare non facciamo fatica. Giustamente, aspetta. No, è troppo vicino. Lo so, va tranquillo. Se vuoi ti do un colpettino col muletto, io intanto, se vuoi ti alzo. No, colpettini non ne parliamo che suona male. No, non mi ricordo più i tasti. Mannaggia, penso... l'abbiamo perso, Mito, è andato. No, stai tranquillo, vediamo se riesco ad alzare. Intanto che tu fai gli acquisti io provo ad alzare il camion. Ok, allora, non ce la farà. Ho comprato i mattoni. Ah sì, vero è. Allora, ho comprato i mattoni e poi... Cos'è che devo comprare? Le tegole? Ok, prendi così, facciamo un viaggio solo e ci mettiamo di meno, sennò dobbiamo andare avanti. Tegole dietro. Grandi rosse, 1, 2, 3 e 4. Quanti trucchetti ti sto insegnando? Mamma mia, raga, senza il mito qua, no... Come si dice? Oh, sei un mito, vero? Qui non si faceva niente. Sei un mito! Che poi tipo, no, poi ti porto da McDonald's, che lì becchi pure a coso, quello che canta sei un mito. Allora, mettiamoli stretti stretti perché non ci stanno, se no 8. Stretti stretti. C'è pure quella una canzone, no? No, non lo so io. Oggi ti trovo così euforico, non so perché sei così euforico oggi. Ah, io sono tutto fatto, sì. Tutto fatto. Oggi è euforico, oggi ce l'abbiamo così, ce l'abbiamo. Allora, io scendo di qua. Va, che robot. Peraltro da notare che sui pallet c'è scritto EUR, che quindi sono gli euro pallet, proprio alla grande. Ma è una questione da pallet, insomma. Sì, è una vera e propria rottura da pallet, raga. Questa è una vera e propria rottura da pallet. Muletto Simulator, la parte che noi preferiamo. Sì, è la più bella di tutte. Wey, bellezzi, state buono, wey. Questo palletto qua non vuole collaborare. Il palletto non vuole collaborare. Ti dichiari in arresto perché non volete collaborare. Non lo ribaltare dall'altra parte perché poi è un casino andarlo a prendere. Ah, tu va tranquillo, io sono profi, come si dice in tedesco, profi. E io invece faccio del danno, quindi è meglio non fidarsi. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Come si suol dire. Vado dall'altra parte, va, faccio tutto il giro. Faccio il giro lungo. Mannaggia, devo pure pensare a girare lo mouse. Che casino. Cioè, vabbè, mito. Ma non sei un mito, sei un po' lento. Ma secondo me nella realtà è più semplice rispetto a questo gioco guidare i muletti. Beh, veramente, non è che ci stiamo mettendo tanto. Secondo me, nella realtà, quelli per non distruggere niente ci mettono volentieri un po' di tempo in più, Perché non mi si muove più? Olla! Non ti si muove più, sta diventando vecchio! No, ma qui sto facendo veramente fatica oggi. E che cos'è? È la pillola blu che serve, quello è. No, tu stai tranquillo. Uno. Non ti si muove più! Va male, bomba! Tu pensa a lavorare, pensa! Vabbè, quello è. C'è chi ci lavora! Guarda, non ci si può lavorare oggi con Nick. Oggi Nick è... Sì. È così, oggi ce l'abbiamo così, ce l'abbiamo. C'è lo spazio per tutto, vero? E vabbè, tu t'arrangi, io lo metto qua. Ah beh, ci devo fare tutto io, devo fare. Va, aspetta, ora io sistemo questo qua. E penso che un po' di spazio è rimasto, prova. Ah, ce lo devo far stare per forza, Ma sì, tu non ti preoccupare, male che va lo porti col muletto al lavoro. E quanto ci vuole? 3 anni ci vuole. Che sta combinando? Forza! Avanti, vieni avanti, indietro, avanti, indietro! Guarda, ci sta? Ci sta! Vai così! Ma che roba! Ma quanto siamo stati bravi! Non mi ricordo come si fa a scendere dal muletto. Non si ricordo come si scende dal muletto. Attacca il tutto, va! Agganciato! A posto, raga, mamma mia, professionisti! Ma ci abbiamo messo pochissimo, sono 8 cosini qua, è difficile! Ok, siamo già arrivati comunque, mi sa. No. Guarda. Ah no, non siamo arrivati. Ah, perché forse era l'altro contratto che era lì. Guarda. Il paletto ci ha salvati, ce lo portiamo con noi. Io non so se tu vedi il camion tremare, ma io sto glitchando di brutto proprio. Vabbè, tu tremi, fa freddo, è la febbre, va tranquillo. Ma stavo glitchando male.
Tipo se si è staccata la cabina dal telaio. No, no. A me ste cose non sono successe. Ah, okay, solo io le vedo. Sì, sì, tu c'hai le allucinazioni, lo so. Troppe pillole blu. Ancora. Gira a sinistra, vai piano. Ecco, guarda, guarda. Lo sapevo io. Ecco, lo sapevo. Aspetta, non ti preoccupare, mo Nick lo raddrizza. Ah, con i piedini, perfetto. Io intanto vado di là, va. Perché non te fidi? No, non mi fido più. Io da lì poi vado a piedi, vado. Oh, non allora... si fida, raga, ma come Nick è capace di fare le magie su sto gioco? Vabbè, vabbè. Tu vuoi prendere la gru quella alta o la gru del camion? Ma dipende sempre dove... Vabbè, l'ultima volta l'ho usata io la gru quella là, usala tu, dai. Allora salgo sulla però gru. Aspetta, bisogna scaricare solo quelli giusti. E quali sono mo quelli giusti? No, basta li metti tutti, poi se li prende da solo. Ma tu dici che anche quelli rossi vanno messi sempre in questo punto? Sì, sì. Non lo sai, ho capito. Tu, adesso non pensarci, cioè, no, ci penseremo. Ops, ah, devo abbassare prima i piedi, giustamente. E intanto lavoro, guarda. Meno male che ci sono io. Vabbè, quasi quasi fosse che fai prima tu. No, ma che faccio prima io? Questa velocità. Ok, alzo l'uccellino qua dietro. Op, op. Ma sai cosa? Che te li butto io, te li butto se mi abbassi le sponde. Ma le sponde sono abbassate. Ah, io ne vedo un'alzata. Vabbè, ma quella alzata è quella che non te ne può fregare di meno. Ok. Aspetta, ma qual è? Che... Ma queste sono le tegole comunque, secondo me. Perché qui dobbiamo prima scaricare i mattoni. Allora, aspetta che te lo dico io. Sì, queste sono le tegole, quindi scarichiamo gli altri. E meno male che lui sa giocare. Oh. Allora, guarda che non riesco a prenderlo questo, non riesco a prendere più niente. Ma se sei incapace quasi, no, dire, non, cioè. Non me lo fa diventare verde. Aia! Eccolo. Aia, aia! Non l'ho toccato io. Ops, ho fatto. Vedi, mi fai confondere pure a me. Caro Nick. Ah, no, perché qua il tasto per girarlo è un altro, mannaggia. Lo vado a prendere io, lo prendo io. Cioè, sto coso qua lo sto a fare tipo fisarmonica. Dai, oggi... eccolo. La gru piglialo, piglialo. Ce l'hai fatta. Libera l'aria. No, perché. Ah, ok. E mo? Dov'è che bisogna mettere le tegole? Là dentro, vero? Non lo so, sai? Aspetta, che sei qui dentro ti do la gru, ti do, se no non si vede niente. Sì, è qui dentro. Vabbè, vai, io dirigo i lavori. Tu fai. Ogni tanto, ragazzi, dammi il cambio. Cioè, oggi non voglio fare niente, fa tutto lui. Io la metto da qui, Ma tu mettila dove te pare, non ti preoccupare. Attenzione sotto. Oh. Okay. Okay, piano, non le rompere le tegole. Ah, come hai fatto tu prima, allora. Guarda, compa. Ne facciamo due l'uno, perché io sono stanco, poi mi devo riposare un po'. Ma va a cagafo, vieni qua, dai, ma che stai a dire? Ma guarda questo, io sono stanco. Secondo me ce la facevi a portarla qui sopra con la gru, con quella tua. Ah, dici? Dico che non vuoi fare niente oggi. Oh, ci provo. No, aspetta che ormai arrivo io. Oh, ormai. Ah! mo devo vedere. Non ci arriva. Sì, ci arriva secondo me. Piano piano. Anche qui lo puoi mettere al centro. No. Io voglio. Io lo tiro lo allungo al massimo. Vai. Va là? Va? Sì. A voi, altro che ci arriva. Lascia. Te l'ho detto. Ma che roba, oi. Libera l'aria, ok. Fatto capo, boom, 277.000 euro in bonifico bancario, grazie. Vabbè, allora facciamo un lavoro di trasporto, va. Ah, quasi quasi, vabbè, che fa? Compriamo il mezzo quello da scorta? Così lo usi te, nel frattempo. Vai, prendilo. Ok, rivenditore. Sì, comprami il giocattolino, dai. Eccoti qua il giocattolino. Dov'è? E che non lo so? Vedo, eccolo. È mio. No, mio, no, corri, lo uso io, che tu non sai guidare, corri. Sei spratico. Pa! Okay. Oversight lowered. Ok, quindi cacchio. Andiamo da capomastro, raga. Apri il simbolino sopra. E come si apre? Premi F1, te lo dice. Ma perché mi deve complicare la vita? Ok. Almeno ci abbiamo il simbolino carino. Achtung! In tedesco. Vai tranquillo. Vedi qua com'è bello adesso. Accelera tutta birra. Yuhu!
Ah, perché dobbiamo fare un sacco di strada adesso, eh? Mo so cavoli tu, insomma, mo aspetta. Non lo so, proviamo a vedere quanto fa forte. Prova a tirarlo un po'. Lo sto tirando, ma perché devi sempre dire cose sconce? Prova a tirarlo. E che cos'è? Non si può dire niente in questo mondo. In questo mondo vigliacco. Comunque 120 li fa, eh. Lo vedo pure io, Anche se io c'ho un po' di lag, ma. Vabbè, ma quello è dovuto alla tua connessione un po' scadente, che ci vuoi fare? Sì, lo so, è la connessione mia. Guarda come bravo Nick a guidare, eh. Pensa che non so. Che non è bravo, invece guarda come se la cava, si infila. Ecco, vedete che questo pensa sempre a cosa sconce, si infila. Ma io sto parlando gli piacciono le cose dove si infila, in mezzo, raga, pure in mezzo lo vuole infilare. No, ma io sto parlando del mezzo dell'auto, del furgoncino, va. Vabbè, ma oh, connuto contro mano vai. Lo sapevo io che succedeva il danno. Vabbè, ma se guida, ma state stretta lì per due. Non mi dire che col mezzo dobbiamo passare da là. Sì, bravo. Io già l'ho fatta questa missione. Peraltro abbiamo sbagliato. Potevamo venire qui direttamente col mezzo, perché dobbiamo prendere quella. Lo so, però chi se ne frega. Vai a parlare col capomastro. Mastro, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ok. Dunque, mo qua bisogna venire con la gru. Con la gru e col camion. Accidenti. Quindi, ok, che preferisci tu, il camion o la gru? Gru mobile grande, giusto? Sì. Allora ok, io prendo la gru e tu pigli il camion. Ah, che è il camion qui accanto a me. Aspetta che non mi ricordo come si chiama. Si chiama Pasqualino Sette Bellezze, lui è. Sì, ci sono, vai. No, dobbiamo rifarci tutta la strada. Non ti preoccupare. Ah, il camion c'ha un problema, Perché? Non gira bene. E vabbè, se non lo sai usare è normale, no? Ci sono, vai. E che ti aspetta? Vai che ti sono dietro. Eccolo, sempre cose sconce, vai che ti sto dietro. E che cos'è che non si può dire niente oggi? Tu devi dire, ti sto seguendo, sono alle... sono per strada, ecco. La sto seguendo, vedo il suo posteriore. Eccolo. È molto grande, Osho. Sì, il posteriore in questo caso è molto grande, perché comunque c'hai una gru grandissima. Ok, oh signore, cammina, che vado di fretta, lavoro speciale, dai, cammina. Oh, gli ho dato una botta a questo che ti spacco tutto se non cammini, Ma io non ci passo perché c'è il furgoncino, mo. Mamma mia, ma sembra che si lamenta, raga, ma che è un vizio? Non so come fare, cioè, non ci stiamo. ma non lo so, tu già sta missione l'hai fatta una volta, in qualche modo l'hai fatta. No, perché peraltro mi hanno... Mio Dio, raga, è un lavoratore insufficiente. Ho licenze, riemo. Mi devi venire a dare una mano, Aia, ho rotto un paletto. Ora provo a ricollegarlo. Hola, amico. Ma porca. Oh, compa, spostati. No, non vedi che ci sta un camion per... E non puoi portarlo in base in qualche modo, eventualmente? Sì, l'ho portato tutto in base. Ma è lontanissima la base, fammi vedere cosa c'è qua vicino. Buon per te. Porca miseria, ok, la strada, signori, cortesemente mi fate passare. Mazza che difficile, oh. E paga pure poco sta missione. Sì, vabbè, è successo il danno assurdo in questa missione. Mo vediamo come faccio. Oh, quanto è buttato in acqua, ehi. Io intanto comincio a prepararmi qua per prendere... Sì, vai tranquillo perché io ci metterò un po' ad arrivare. Peraltro senza segnalino sono un po' fregato. Madonna, vabbè, casca! No. mi stavo per buttare in acqua, va. Vai piano. No, è perché l'ho messo proprio vicino al precipizio. Io devo fare un sacco di strada, 50 all'ora ci metterò una vita, ci metterò... Tu non ti preoccupare perché tanto tempo che io mi preparo qua a pigliare il cosino. Però non faccio più quella strada perché lì mi blocco. Vabbè, ma tu non ti preoccupare, quando ti blocchi basta che cambiamo veicolo e risolviamo un'altra volta.
Per forza sta strada devi fare, non è che c'è molto scelto. Mi sembra che ce n'è un'altra per arrivare lì alla cava, perché c'ha due entrate. Vabbè, ma è stata sempre quella, sempre stretta, o di qua o di là, cambia poco. No, di là era più simpatica. Sì, sì, è pure simpatica la strada, raga. Gli fa pure due risate ogni tanto a lui la strada. Oggi è la giornata perfetta per registrare. Vero? Allora, qualche incidentino, non ti preoccupare di niente. Ma no, ma tranquillo. Ok, agganciamus. Preso. No, quello che mi dà fastidio è che non mi fa mettere il segnapunto, cioè un punticino per capire la strada. Lo so, la devi imparare a memoria. Ho capito, ma buona vita per impararsi la strada a memoria. Io non so tornare a casa senza navigatore. Mannaggia gli alberi che rompono l'anima. Ok. Ok, rimango in attesa dell'autista che si è perso per strada. L'hai collegato tu? L'hai girato già la gru? Tutto a posto, è già il coso lì è sopra la strada che aspetta a te. Ok raga, allora, sta venendo incontro a noi, quasi quasi vado lì col mezzo di scorta, magari servisse a qualcosa, bisogna dire, ma non serve a niente a prescindere, ma... E andiamo incontro, raga! Ma è un problema. Vabbè, sì, usiamolo questo mezzo di scorta, visto che ce l'abbiamo ormai. Ormai che è lì, usalo. Avanti, sto arrivando! Io qua devo andare verso su, ok? Sto arrivando! Perché... a tutto gas! Maledetti paletti! Allora, devo andare a destra, mi pare. Io sono quasi arrivato, quindi non ti preoccupare. Peraltro non lo so usare il mezzo di il veicolo di scorta, perché io ho sempre giocato in single player. Ma neanche io so a che serve sto coso. È bello. Andava comprato, insomma. Eccolo, lo vediamo. Ho fatto un 360 e ti sto aspettando. Ok, io sono qui, Forse o mi devi aprire la strada. Cioè, ma si sono proprio fermati, guarda. Sì, mettilo in mezzo, va, così non vengono più. Il problema è, mo che cacchio devo fare? Devo stare dietro o davanti? No, dietro. Perché così blocchi l'entrata e non dovrebbero formarsi macchine. Più avanti. Se tu lo metti qua, loro non dovrebbero più entrare. Oppure lo metti dietro di me, così loro si fermano e non si incasina tutto. Sì, sono dietro di te. Blocca l'entrata, mettilo pure qua. No, basta che lo metto dietro di te, più che sufficiente. Sì, così non viene nessuno. No, si ferma, non è che non viene nessuno. Si fermano dietro lui. Dove hai parcheggiato? Non potevi parcheggiare all'interno della fabbrichetta lì? A me piacciono le cose fatte bene. Ma insomma, guarda dove sei messo, lo vedo tutto tremare. Non ti preoccupare, finché non cade è tutto a posto. Io ci sono. Ora te lo sì. Ora lo mettiamo lì dietro. Non si può dire lo mettiamo lì dietro. Dove cacchio è l'entrata? Cade in acqua sto mezzo, però. No. Com'è che si esce? Come si scende qua? Il coso non mi ricordo, il filo. Ma premi F1 che ti dice tutto. Io non c'ho voglia di fare le cose complicate. Più a destra, più avanti, io non lo so. Va bene, no, non va bene, vero? Carico agganciato, no, è perfetto. Vai! Ce l'abbiamo fatta, raga. Nick è un professionista. Vuoi il camion che io guido il veicolo di scorta? Sì, che tu non sai guidare meglio, andiamo. Come non so guidare? Già. No, aspetta che io ti sorpasso, ti vado a bloccare tutte le auto. Ma quali auto? Vabbè, passa. Aspetta un attimo, non cadere in acqua. Io in acqua, ma che sta di? Già l'ho lavato, tu sta tranquillo. Ok, di qua non c'è nessuno, è tutto libero. E il fatto è che tanto se arriva una macchina, non è che se... che fermi, non è che sparisce. Io vado a bloccare l'entrata allora proprio. Sì, ma io ci avevo un'idea migliore. Ci sei? Sì, diciamo che vado per l'erba. Va bene, non fa niente, di qua non c'è nessuno, tutto libero. E io invece guido nell'erba e me ne frego completamente delle macchine. Ma non ci sono macchine. Sì, ma è stretto.
Ah, vuoi che ti venga a dare un colpettino per farti girare? No, no, va tranquillo, io c'ho tutto allo spazio che voglio. È tutto libero, puoi venire tranquillo proprio. Ma tanto io non sono in strada. Ah, però dopo ci sono gli alberi. Vabbè, gli alberi sono gentili con me. Dove sei? Va bene. Mo, sai qual è il problema? Non c'è il buco per... Ah, mo il buco lo troviamo. No, non c'è veramente il buco. Ok. Ma poi non c'è il buco. Che fregatura. No, cornuti mi hanno fregato. Devo tornare indietro. Eh sì, devi tornare indietro. Non te ribaltare. Guarda sta 500 che mi viene addosso. Ok, diciamo che sono rimasto bloccato. Olè! Ok ragazzi, allora abbiamo portato tutto in sede perché per cause a noi sconosciute non siamo riusciti ad andare per quella strada. Colpa di Mito, ovviamente. Chi l'ha presa l'erbetta? Chi ha avuto la bella idea di andare fuori strada? Ma vabbè, ma io penso sempre a metodi alternativi scientificamente provati. Faceva schifo il sistema. Devo alzare qualcosa qua, no? Ok, dai, andiamo, va, lamentati di me, ne lavoro di più, dai. E che cos'è? Vieni, mi segua lei. Già, che poi tanto per scaricarla abbiamo bisogno sempre della gru mobile. Allora, aspetta che la vado a prendere. Ma sì, tanto ormai il peggio penso che è passato. Allora, premi tab. Tab. Io già ci sono, Io mi pare che. Appunto, siamo già arrivati. Hai visto? E tu dici, mi è complicato, ci vuole tanto. Una passeggiata. Sto già montando la gru, così te lo scarichi tu. Ma va. Tanto questo è semplice da usare, dai. Se mi hai lasciato almeno uno spazio qua per entrare. Ma no, stai lì. Basta con la sassa. È tutta tua, va. Avanti, va, non c'ho voglia di far niente sto operaio. E copa caffa. Io ho fatto tutto prima. Dai, agganciamolo. Salto. Oh, salto, che salto. No, il mio non sa, cioè non riesco a saltare qui sopra. Vabbè, oh, anzi che si tira su ogni tanto, gli devi dire. Ma questo qui sarebbe fenomenale, ma non mi salta l'omino, non mi salta. Avanti, vabbè. Capo! Fatto! Olle, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Hai visto? E poi dice che è complicato. Ma quando mai? Parla col capomastro. Cicciolino! Qua, guarda, lo stavi per mettere sotto. Anche questo lavoro è terminato. Auf Wiedersehen! Fatto. Beh, che devo fare più? Livello superiore! Sblocco nuova area edificabile, centro città. Oh, lo vedi che mo ti dà un sacco di lavori speciali se guardi. Oh, lavoro se uno. Altri un sacco. uno per ogni cosa, insomma. Ah, va bene. Sì, anche quello è trasporto pesante, tanto per cambiare. Va bene, ragazzi, dai, questo gameplay si conclude qua. Speriamo che vi sia piaciuto, speriamo che vi siete divertiti. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, commentate tanto, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Mito, andatelo a visitare. Raga, vi saluto, saluta anche tu, Mito, ovviamente. Ciao! Ciao a tutti, raga, ciao!